Buonasera, ringrazio tutti voi che siete numerosi qui stasera. Saluto tutti voi perché lo faccio con molto affetto e con molta sincerità. Non aggiungo altri ringraziamenti e saluti che sono stati fatti prima dall'amico Forte, da Biagio e da Antonietta. Non mi sento emozionato, perché forse mi sento a casa, oppure perché la conoscenza ad uno con voi è tale che mi fa pensare che mi dà molta serenità, ma non vi nascondo con molta franchezza che il mio grande senso di responsabilità stasera è accompagnato da un doppio sentimento, dalla paura e dal coraggio. Voi vi chiederete perché. Perché se voi sceglierete questa lista, questo gruppo, il 5 giugno, questa lista, questa gente, questa squadra sarà portata a fare delle scelte importanti da qui negli anni che avverranno. Scelte non piccole, poche, facili, ma sono scelte che determineranno il futuro dei nostri figli, non il futuro nostro o il vostro futuro. E questo sinceramente mi mette un po' di paura, perché essendo padre non vorrei commettere errori che poi negli anni potrebbero ripercorrere il futuro dei miei e dei vostri figli. Però nello stesso tempo vi è tanto coraggio, e vi spiego il perché in maniera molto semplice. Perché 16 anni fa ho fatto una promessa a me stesso, ho fatto una promessa a Tor Vergata insieme a milioni e milioni di giovani, ed era il 19 agosto del 2000 e c'era l'omelia di Papa Giovanni Carol Wojtyła, che ci lanciò questo messaggio: se sarete quello che dovete essere, metterete ordine e fuoco in tutto il mondo. Allora io mi chiedo chi siamo, dove andiamo e cosa faremo. Allora qui noi ci chiediamo a gran voce, tutti, tutta questa squadra, che il coraggio e la determinazione che si metterà dal 6 in poi sarà tale da fare le scelte in condivisione con la gente, con le persone, perché il dialogo che si è perduto in questi anni deve essere riconquistato, ma lo si deve fare con umiltà e molta tanta serenità. Per questo ho accettato la mia ricandidatura, mettendoci la faccia, giocandomi questa partita, e sono convinto che questa partita insieme a voi la si vince e la vinciamo. Saluto con affetto una persona che stamattina mi ha telefonato per darmi una gradita notizia, il sindaco Gaetano Metidieri, che oggi, puro caso, si è chiuso quel discorso, quel piano con l'ANAS iniziato 5 anni fa. È giusto ricordarlo, Gaetano, come è iniziato nel settembre del 2011, andando a Roma, e con tanta paura e tanto coraggio siamo entrati in un palazzo che era enorme e ci metteva ansia, ci metteva paura. Quando si sono spalancate le porte dell'allora presidente e ottenemmo con coraggio quel risultato che oggi dobbiamo ricordarlo, ed era il risultato della frana di Sirino, che se non ci fosse stato aiuto da parte dell'ANAS ancora quella frana, per le difficoltà economiche che attanagliano il periodo, il momento storico, ancora era lì. Come non ringraziare ancora l'ANAS per i piccoli aiuti avuti sulle barriere che sono state poste in opera per mettere un po' di sicurezza in alcune zone del territorio? Mi ricordo Timbone, mi ricordo Cogliandrino, mi ricordo Sirino, mi ricordo Iacoia, e non voglio aggiungere altro. Certamente c'è molto e tanto da lavorare, l'impegno è totale, però io sono convinto di una cosa, che i grandi momenti derivano, o meglio, nascono da grandi opportunità. Io sono convinto che questa gente, ma soprattutto tutta l'Auria, darà l'opportunità a questa lista di governare per i prossimi 5 anni il territorio. Ma mi rivolgo alla squadra dicendo che noi abbiamo il dovere, e dico il dovere, di buttare il nostro cuore oltre l'ostacolo. Bisogna dare un senso alla politica e bisogna farlo nel nome delle nostre idee e nella nostra concezione di politica. Solo facendo così si può ridare
fiducia ai cittadini, ma soprattutto ridare a Lauria quel posto che merita di diritto di stare. Grazie.